Carissimi amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e con simpatia sui miei siti. Carissimi amici, questa sosta per quanto riguarda il calcio, il campionato, sembrava non finire mai. Non si può stare senza calcio. Sembra che senza poter vedere il nostro Napoli in campo, ci manchi seriamente qualcosa. E allora questa sosta finalmente sta per finire. È quasi finita perché il Napoli domenica alle ore 15 affronterà il Venezia per la ripresa di questo campionato. Dopo il Venezia, il Napoli se la vedrà con l'Inter. Quindi due partite veramente importanti, due gare che per il Napoli potrebbero valere un'intera stagione, un intero campionato. Due gare, tutte e due, una più difficile e complicata dell'altra. Perché? Perché non pensate che con il Venezia sia una gara facile. Potrebbe sembrarlo sulla carta. Ma per poter avere la meglio, il Napoli deve affrontare il Venezia con determinazione, con adrenalina, grinta e carattere, perché il Venezia è un'ottima squadra. Io l'ho vista contro i big del campionato e veramente mi è rimasta impressa, non tanto per il gioco, ma soprattutto per l'anima che i calciatori di questa squadra mettono in campo sino all'ultimo minuto. Quindi ci vuole il miglior Napoli per portare da questa gara 3 punti che porterebbero il Napoli alla sfida contro l'Inter veramente a un passo dal primo posto. E allora attenzione a questa gara. Non sottovalutiamola, soprattutto non la devono assolutamente sottovalutare i calciatori della squadra partenopea. Bisogna scendere in campo concentrati e con la voglia veramente di vincere per poi aspettare l'Inter al Maradona di Napoli. Ma Edoardo De Filippo, il grande Edoardo, diceva: gli esami non finiscono mai, per il Napoli invece sono i problemi che non finiscono mai. E quali problemi? I problemi certamente legati agli infortuni. Questi infortuni che quest'anno hanno portato il Napoli a giocare quasi metà girone di andata di questo campionato senza i suoi uomini migliori. Infatti, sapete, l'infermeria del Napoli collassata un po' per gli infortuni e un po' per il Covid, il Napoli tante gare che sulla carta sembravano facile, le ha perse e le ha perse addirittura al Maradona. Quindi tanti punti lasciati per la strada proprio a causa di questi maledetti infortuni. E quindi i problemi del Napoli non finiscono mai, non finiscono mai perché ci sono ancora brutte notizie dall'infermeria azzurra. Dopo l'assenza di Koulibaly e di Anguissa, che sono ancora impegnati nella Coppa d'Africa, e dopo, diciamo, l'assenza di Osimhen, che ancora non si riprende da quel maledetto infortunio e quindi è in campo, sì, ma al 40% per riprendere ancora la sua forma. Dopo queste assenze, purtroppo, il Napoli perde un altro calciatore. Ricordiamo che è fermo ai box anche Onas, perché ancora non ha smaltito e non ha risolto i suoi problemi avuti proprio nella Coppa d'Africa. Onas, quindi ancora infortunato, si aggiunge purtroppo anche Lozano, questo calciatore che sembra appena metta la maglietta, la casacca del Messico,
riesca sempre a fare di tutto per infortunarsi. Un altro infortunio serio che porterà almeno, minimo, per un mese Lozano fuori dai titolari del Napoli. Lozano stava entrando in forma, veramente Spalletti cominciava a fare i conti su Lozano e quindi a metterlo in campo, un calciatore che stava diventando veramente determinante per dare un supporto alla squadra azzurra, e invece l'abbiamo perso per infortuni. I problemi non finiscono mai per il nostro Napoli, perché c'è anche un altro giocatore che purtroppo si è infortunato. E si tratta di Tuenzebe, l'unico calciatore che il Napoli ha acquistato con il mercato di riparazione di gennaio, quindi anche Tuenzebe fermo per una lombalgia, e quindi Spalletti dovrà fare a meno anche di questo ragazzo che, quando è stato messo in campo da Spalletti, ha dimostrato di sapere il fatto suo e quindi di poter dare un contributo al Napoli. E allora, purtroppo dobbiamo andare avanti così, senza Koulibaly ed Anguissa, senza Jonas, senza Lozano e senza nemmeno Tuenzebe con Osimhen al 40%. Ci presentiamo quindi a questa difficile gara contro il Venezia con la formazione molto rimaneggiata. Un'unica buona notizia potrebbe essere che per la gara contro l'Inter rientri Anguissa, perché il Camerun è stato eliminato dalla Coppa d'Africa, quindi dovrebbe rientrare a disposizione di Spalletti almeno per quella gara, quella contro i neroazzurri. Speriamo bene, perché Anguissa al centrocampi è veramente un pilastro, un guerriero, un calciatore determinatamente importante, anche se Lobotka sta facendo appieno il suo dovere, veramente un calciatore che quest'anno sta dando il meglio di sé e grosse soddisfazioni. Dopo il Venezia, dicevo, gara molto tosta, molto difficile, il Napoli affronterà l'Inter, dove potrebbe veramente dare una svolta a questo campionato, alla faccia di tutti i pessimisti e i criticoni che dal Napoli vorrebbero veramente e solo che vincesse tutte le gare del campionato per poter dire che il Napoli è un'ottima formazione. Ma un'ottima formazione il Napoli lo è, solo che ancora ha lasciato per strada tanti punti importanti proprio a causa di questi maledetti infortuni per Covid e per infortuni. Quindi Napoli rimaneggiato anche contro il Venezia e anche contro l'Inter. Ma il Napoli ha tutte le carte in regola e le possibilità per vincere sia col Venezia e, perché no, anche contro l'Inter, anche se l'Inter sta dimostrando già da qualche anno che sicuramente la formazione più tosta, più forte e più in forma di questo campionato. Oramai la Juve, anche se sta risalendo la china, e sicuramente la Juve farà molto bene anche quest'anno, perché ha fatto anche dei grossi acquisti in questo mercato di riparazione, ma la Juve sicuramente diventerà nuovamente fortissima tra un paio d'anni. Per il momento l'Inter la vedo molto più forte della Juve, quindi sia con il Venezia, ma soprattutto contro l'Inter, sarà una gara veramente da brividi, una gara tosta, tostissima. Dicevo, il Napoli ha le carte in regola per poter portare i 3 punti da Venezia e poter prendere i 3 punti ai nero azzurri. Bisogna avere fiducia, ma anche un po' di fortuna, perché questi problemi, che non finiscono mai, purtroppo dovrebbero smetterla, perché a questo punto veramente non se ne può più.
Ci sono dei calciatori nel Napoli come per esempio Goulam, come Osimhen e come Lozano, che sembrano maledetti per quanto riguarda gli infortuni. Appena fanno un contrasto oppure subiscono un fallo, si infortunano sempre e si infortunano sempre seriamente. Quindi non lo so perché, ricordate, c'era anche Milik che era così. Milik appena faceva un contrasto subito si infortunava, mentre invece al contrario c'era Kayekon. Ricordate Kayekon? Beh, sulla fascia Kayekon subiva falli ripetuti di tutte le maniere, ma riusciva sempre ad alzarsi, ma soprattutto a non infortunarsi. Invece questi calciatori, Goulam, e poi Osimhen e poi Lozano, sembrano veramente dei calciatori facilmente rompibili, che si rompono facilmente. Chissà perché, sarà o per costituzione fisica oppure per un difetto di gioco, ma le cose stanno così. Speriamo si rimetta al più presto Lozano, come anche Onas e come anche Twainsebe. Speriamo che ritorni presto Koulibaly ed Anguissa dalla Coppa d'Africa, in modo che da poter affrontare l'Inter nel migliore dei modi, con una formazione completa che forse purtroppo quest'anno non riusciremo mai a vederla, proprio per questi problemi che non finiscono mai. Cari amici, bisogna essere fiduciosi. È verissimo che non si possono vincere tutte le gare. È verissimo che i problemi di formazione Spalletti ce li ha, però è anche vero che la palla è rotonda, quindi il Napoli potrebbe indovinare entrambe le partite contro il Venezia e contro l'Inter, perché sono tutte e due difficili, ma se i nostri ragazzi scenderanno in campo concentrati e con l'approccio giusto all'inizio gara, che è importantissimo, perché no? Il Napoli può portare a casa innanzitutto questi 3 punti contro il Venezia per presentarsi contro l'Inter motivatissima e piena di volontà di vincere. Noi tifosi del Napoli logicamente facciamo tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, sogniamo veramente di portare a casa qualcosa di buono in questo anno un po' così martirizzato dalle sfighe, dalle sfortune, infortuni e Covid, è che finalmente possiamo vedere la nostra formazione che gioca quel calcio che ci ha sempre fatto luccicare gli occhi e ci ha sempre divertito negli ultimi tempi. E allora, cari amici, affrontiamo questa tostissima partita con il Venezia, con gli infortuni, ma con la volontà e soprattutto l'entusiasmo di sempre, perché i tifosi del Napoli sono stati sempre famosi per questo, per la loro caparbietà, la fantasia, il coraggio e soprattutto la voglia di non mollare mai. Quindi, malgrado questi problemi che non finiscono mai, non molliamo, crediamoci. E speriamo che il Napoli possa darci le giuste e meritate soddisfazioni. Un abbraccio a tutti, come sempre vi dico, al di là di qualsiasi risultato, sempre e solo Forza Napoli, squadra e città.